Se l'industria nazionale della raffinazione chiuderà i rubinetti, l'Italia potrebbe ritrovarsi a vivere lo stesso copione del Regno Unito rimasto senza benzina nelle scorse settimane. Quindi riprendiamo l'argomento relativo agli approvvigionamenti, relativo alle materie prime, relativo all'aumento di tutte le materie prime, perché tutto ciò messo insieme sta già mettendo in difficoltà, come vedrai oggi dai dati che ti darò, dalle informazioni che ti darò, molte aziende italiane, aziende sane che anche durante la pandemia sono andate bene e che per queste problematiche sono costrette persino a chiudere i battenti per qualche giorno, ma che soprattutto potrebbero mettere in difficoltà molte famiglie italiane. Fatemi dire però una cosa: la situazione che vedete qui, divano, tenda, ieri muro bianco, è una situazione ovviamente provvisoria, perché stiamo un po' ristrutturando il nostro ufficio, quindi nuova libreria, nuovo tavolo, solo che siamo passati da 6 giorni a quasi 7, 8 a 10, insomma, ritardare e rimandare l'appuntamento quotidiano con voi qui su YouTube non era il caso. Quindi, anche se questa è una situazione improvvisata, va bene così. Ci rivedremo, credo e spero, in una situazione ufficiale, classica, del mio studio tra qualche giorno. Dicevo, l'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, che raggruppa le principali aziende di attività della lavorazione, nella logistica, nella distribuzione di prodotti di raffineria, ha lanciato un allarme. In realtà ha scritto di fatto, ha messo nero su bianco e ha scritto al ministro Cingolani, ministro per la transizione ecologica, e al ministro dello sviluppo economico Giorgetti, che in questo momento sembra che siano un po' indaffarati in altri tipi di attività, sempre incentrati sul problema transizione ecologica, crisi energetica, ma a trovare soluzioni alternative. Alternative rispetto a che cosa? Rispetto alle classiche tradizionali raffinerie. Infatti, il rappresentante dell'Unione Energie per la Mobilità, UNEM, dice: se si sceglie di rinunciare ad un asset così importante per la sicurezza energetica, quindi l'asset dei prodotti petroliferi, ok, in genere stiamo parlando, quindi un asset così importante per la sicurezza energetica del paese, perché le scelte politiche adottate finora, soprattutto a livello comunitario, ci dicono questo, dobbiamo essere pronti a pagarne, ebbene sì, le conseguenze, e cioè di dover dipendere dalle fonti estere anche per i carburanti e non solo per il gas. Se così fosse, il Regno Unito non sarebbe più una suggestione. Purtroppo lo shock energetico lo stanno subendo un bel po' di aziende in Italia e nessuno ovviamente ne parla. Sono le classiche crisi che possono essere previste, almeno dal punto di vista di informazione e comunicazione da parte delle telefinzioni, che poi arrivano ad esplodere tutte in un colpo, come se prima non si sapesse già, no? Come è accaduto in Afghanistan. Dalla sera alla mattina, il disastro Afghanistan, ve lo ricordate, ma in realtà quella situazione era precostituita e dal mio punto di vista era molto importante raccontarla e comunicarla, informare le persone per tempo. Ecco, questa situazione è peggio dell'Afghanistan, perché l'Afghanistan ci interessa da un punto di vista di migranti indirettamente, diciamo così, ma dal punto di vista energetico questa questione è importantissima per i cittadini, per le famiglie e per le aziende italiane. Ma tant'è, questa è la situazione, insomma, in cui è messa la comunicazione, l'informazione in Italia. Diciamo che a mettere in crisi le aziende nell'ultimo periodo sono stati vari elementi: l'aumento del costo dei trasporti internazionali, l'aumento esponenziale. Abbiamo parlato qui all'interno di questo canale di quanto siano costati, sono aumentati i costi dei container per effettuare dei trasporti, l'aumento delle materie prime e infine, non in ultimo, l'aumento e le difficoltà a livello energetico. Cioè, c'è un aumento, un incremento di domanda energetica e c'è una bassa offerta da parte di chi ce la deve fornire, tant'è che è notizia di ieri che Putin abbia di nuovo chiuso i rubinetti di uno dei due condotti di comunicazione più importanti che arrivano in Germania, e per qualche giorno, per qualche settimana, si parla fino all'8 di novembre. Questo ovviamente ha delle conseguenze per adesso sulle aziende
e speriamo che non ci siano delle conseguenze anche sulle famiglie italiane e europee. Solo per farvi un esempio, l'impresa, l'industria cartaria nel 2021, anche in fase di pandemia, anche nel 2020, ha raggiunto dei risultati, dei ricavi straordinari, cioè aumentata la domanda di prodotti di carta per servizi sanitari, alimentari, quindi professionali e domestici in Italia, ma soprattutto all'estero, parliamo di esportazioni. Quindi è un'azienda che non ha ripercussioni a livello di, come devo dire, crisi economica, di entrate, di utili, di ricavi, di fatturato, ma ha aumentato il suo fatturato e si trova ugualmente costretta a fare delle chiusure tattiche, le chiamano loro. Quindi dicono, si rinuncia, nella migliore delle ipotesi, al ciclo continuo, nella peggiore si fermano le linee produttive in attesa che la bolla speculativa di gas ed energia elettrica si placchi. Ci troviamo di fronte all'assurdo, cioè aziende sane che sono costrette a chiudere. Ma a lanciare un nuovo allarme è un'associazione che riunisce, diciamo, gli industriali europei nel campo dei microchip. Anche di questo ne abbiamo già parlato, abbiamo parlato di quanto sia importante il microchip non in sé, ma che implementato in determinate e diversificate attività, prodotti e servizi può mettere in pericolo anche qui la produzione industriale, con tutte le conseguenze a cascata che ci possono essere su ognuno di noi. Il caso più eclatante, no, che abbiamo fatto all'interno di questo canale è quello dell'auto. Sta mettendo in difficoltà anche il settore aerospaziale, soprattutto anche la mancanza di magnesio, ma mette in difficoltà anche il settore del packaging. Infatti, in un'intervista al Sole 24 Ore, rilasciata da uno dei rappresentanti di queste 12 associazioni di industriali europei che hanno lanciato un allarme congiunto, un appello alla Commissione europea, dice: ora manca il magnesio, metallo impiegato in lega con l'alluminio per laminati insostituibili soprattutto nella produzione di veicoli, oltre che nell'aerospaziale, che nel packaging. In Europa, dicono, non ne arriva quasi più da circa un mese e le scorte sono oramai così ridotte che rischiamo di esaurirle entro la fine di novembre, con conseguenze catastrofiche. Insomma, ci troviamo di fronte ad una situazione, ad un insieme di focolai che, messi insieme, noi ci auguriamo che vengano spenti, ma se non vengono spenti diventano esplosivi per il prossimo autunno, ormai avanzato inverno, che ci aspetta per i prossimi mesi. Ci troviamo in una situazione, come voi sapete, di una bolletta energetica da record, con i prezzi delle materie prime che stanno di fatto esplodendo. Farò un video specifico sulle materie prime, perché stanno iniziando ad arrivare i primi dati con aumenti, ragazzi, in alcuni casi del 50%, perché molti tengono in considerazione il dato dell'inflazione, ma poi ci sono i dati concreti e tutti quei dati che non vengono rilevati, ok, nel paniere, che poi va a comporre quello che è l'indice dell'inflazione e quant'altro. Quindi dobbiamo entrare un po' più nello specifico, lo faremo nei prossimi giorni. Dicevo, la bolla energetica, quindi le bollette energetiche che sono completamente esplose da record, l'aumento delle materie prime, il problema degli approvvigionamenti e ancora l'incastro a livello internazionale nei trasporti. Abbiamo la situazione Cina, che in questo momento è abbastanza calma apparente, parlo di Evergrande, la bolla immobiliare. Come vi avevo detto, il problema è grosso, molto grosso, ma non sarebbe esploso, vi avevo detto nei precedenti video, nell'immediato. Anche qui tutto ci porta a pensare che inizieremo un 2022 con i fuochi d'artificio. Insomma, viviamo in una situazione di caos assoluto, anche se le televisioni e i mass media vogliono rappresentarci un ritorno alla normalità, ma purtroppo nulla sarà più normale dopo tutto ciò che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo. E i disastri fatti ovviamente da chi ha il potere centralizzato, che decide per tutto e per tutti, si vedranno a breve. Io mi auguro sinceramente che tutti questi focolai vengano, ripeto, spenti, ma purtroppo sono così in tanti che la probabilità che non restino focolai, quindi piccoli fuocherelli, ma che diventi un incendio, è effettivamente molto elevata.